Elettori bulgari alle urne questa domenica per il ballottaggio delle presidenziali. Nel paese di 7 milioni di abitanti, ultimo per ricchezza a livello dell'Unione Europea, la partita si gioca tra l'uscente Rumen Radev, al primo turno fermatosi al 49%, e il suo sfidante Anastas Gerdikov, attestato al 23%. Il tema più trattato in campagna elettorale è stato quello della corruzione politica. E che si tratti di un tema rovente lo conferma l'inattesa vittoria alle politiche della settimana scorsa di un nuovo partito dichiaratamente schierato per la moralizzazione della vita pubblica. Lo sfidante Gerdikov può contare sul sostegno di Boyko Borisov, per 10 anni premier e attualmente leader della seconda forza politica del paese, il partito conservatore, ma anche su quello dell'influente comunità turcofona, che rappresenta il 9% della popolazione. A raffreddare una pronosticata vittoria di Radev potrebbe arrivare un'astensione sopra la media. Alle urne per il rinnovo del Parlamento la scorsa settimana ha votato meno del 40% degli aventi diritto.